Attenzione, guarda attentamente questo video, perché un giorno potrebbe salvarti la vita. È il 4 marzo 1964, siamo a New York, nel Queens, e una ragazza, Catherine Genovese, tra l'altro di origine italiana, sta rientrando a casa dal lavoro. Sulla strada che la porta a casa viene uccisa dal suo compagno, e fin qui purtroppo niente di eclatante, nel senso che un omicidio come tanti altri. In realtà c'è una cosa terribile in questo omicidio. È stato visto da 38 persone. 38 persone, 38 suoi vicini hanno visto l'omicidio e non hanno mosso un dito che fosse uno per aiutare la ragazza. Non hanno chiamato la polizia, il 911, non sono intervenuti, non hanno fatto assolutamente niente per far sì che questo fatto non avvenisse. Perché? Cercheremo oggi di svelare questo mistero e, svelandolo, ti insegnerò anche come chiedere aiuto in maniera efficace qualora tu malauguratamente ne avessi bisogno. In realtà il motivo è molto semplice e viene spiegato da Robert Cialdini in un suo libro molto bello che si intitola Le armi della persuasione. Il motivo è la riprova sociale, ovvero ognuno di noi tende a fare quello che fa la massa. Detto proprio in maniera molto asciutta, se molti dicono che un prodotto è bello, noi tenderemo a credere che questo prodotto sia bello. Se in un ristorante è apprezzato da molti, noi tenderemo a credere che questo ristorante sia molto buono, molto positivo. Se qualcuno in una situazione di massa fa qualcosa e inizia a essere seguito da altri, noi seguiremo il gruppo. Così come se qualcuno in una situazione di massa non fa niente, noi ci comporteremo come lui, non faremo niente. In questi casi, tra l'altro, si ha come scusante il fatto che la responsabilità sociale, ecco, venga diluita nel gruppo e quindi io mi senta meno colpevole perché ho la scusante, vabbè, non ha fatto niente lui perché avrei dovuto far qualcosa io. E tu dirai, e tutto questo a me cosa interessa? Ti interessa perché spesso si crede che in situazioni di gruppo siamo al sicuro, che non ci possa succedere niente, anche ad esempio in luoghi pubblici, ecco, in discoteca, in un bar, in un ristorante. Ma pensa un attimo, quante volte hai sentito di aggressioni perpetuate in luoghi pubblici come nelle discoteche e di gente che tutto quello che ha fatto è stato filmare e non muovere un dito? Questo non è nient'altro che quello che è successo nel 64 alla povera Genovese. Quindi il credere automaticamente che essere in un gruppo sia di per sé una tutela per la tua incolumità è un gravissimo errore. Cosa puoi fare allora se ti trovassi in difficoltà e avessi bisogno di aiuto? Beh, in realtà la soluzione è molto semplice. Devi chiedere esattamente aiuto a una singola persona, indicandola e dandole degli ordini, perché la spronerai da questo stato di rimbambimento dovuto alla riprova sociale, appunto. Facciamo un caso veramente brutto: vieni aggredito per strada in una strada affollata, devi chiedere aiuto, aiuto, tu chiama la polizia, aiuto, vienimi ad aiutare. In questo modo toglierai questo effetto di rimbambimento, come lo chiamo io, e avrai più possibilità che qualcuno venga in tuo soccorso qualora ne avessi bisogno. Per oggi abbiamo finito, se ti va commenta come al solito il video o scrivimi con qualche domanda, qualche dubbio nel caso ne avessi, e se no ci vediamo la prossima volta. Ciao!